Abbiamo avuto la fortuna qui di avere il maestro liuttaio che ha costruito questo strumento, che è una particolare caratteristica. Beh, la caratteristica è che la testa che c'è sul manico dello strumento, invece che essere la solita voluta, è una riproduzione, spero ben riuscita, della statua del leone che c'è, dei due leoni che c'è davanti alla cattedrale di San Lorenzo. Idea nata grazie al maestro Giovanni Ricciardi, che quando tempo fa, ormai quasi 2 anni fa, nacque in lui l'idea di fare questa meravigliosa riunione di violoncelli a Genova. Ispirò quest'idea appunto di fare un violoncello o comunque uno strumento particolare che potesse avere qualche caratteristica inerente alla città di Genova. E allora mi sono messo a fare questa riproduzione, spero abbastanza ben riuscita, dei leoni che ci sono appunto davanti alla cattedrale. L'ho aggiunto lo stemma di Genova perché mi sembrava a quel punto necessario indicare con precisione quella che fosse l'idea e a che cosa fosse indirizzata. Il risultato spero che sia abbastanza piacevole, comunque è stata una grande soddisfazione. Quando è iniziata la sua attività nel suo laboratorio nel centro storico? Il centro storico ci sono da poco, il centro storico ci sono soltanto dal 2008. E mentre prima ero altrove, ero con il mio maestro che era Federico Lovenberg, che purtroppo è mancato 2 anni fa. E, peraltro a Genova la tradizione liutaria è importante, abbiamo dei grossi nomi a Genova di bravissimi artigiani, lo stesso Giovanni Ricciardi anche ieri in concerto ha ricordato Pio Montanari, del quale lui stesso suona lo strumento, Alberto Giordano. Ci sono altri anche molto bravi a Genova, Salvatore Scalia, Antonino Airenti e anche altri che adesso magari non mi vengono in mente, tutti dedicati all'antico, al barocco, ma anche al moderno. Io forse sono l'ultimo arrivato a Genova perlomeno, perché appunto prima ero comunque allievo di Lovenberger. Comunque la tradizione è importante, la scuola genovese è sempre esistita, anche se è rimasta ancora più in ombra. Peraltro abbiamo dei bravissimi artigiani che lavorano nel campo. Prima volta da quando io sono genovese, cioè da sempre, che vedo un evento di questa portata e così eclatante che ha portato quasi 150 musicisti a esibirsi qui da noi, a fare una cosa che si è vista soltanto in grandissime città, al confronto delle quali Genova è poco più di un paesotto, visto che parliamo di Berlino, parliamo di Roma. Questo evento è epocale, secondo me, per Genova. Speriamo che sia soltanto che l'inizio di una nuova era. Tante grazie e molti complimenti davvero.